Inserimento, appoggio, tenuta in curva da vera race car. E qui non abbiamo le gomme che piacciono a me, né tantomeno le slick, che sono quelle gomme che poi ti portano a un livello successivo in pista. Questa proprio si sente che è stata pensata per la pista. Nonostante tu abbia comunque ammorbidito un po' l'assetto per farla copiare meglio su queste strade sconnesse, grazie agli Uniball e a tutte le modifiche che hai fatto, io la sensazione della race car ce l'ho proprio tra le mani. È un ottimo progetto quello che hai fatto, veramente bellissimo. Grazie a te. Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Cari amici miei, iscrivetevi! Video della Mégane terza generazione, un'auto modificata per la pista, ma non le classiche modifiche da bimbo minchia con i pops and bangs. Modifiche fatte su misura, modifiche efficaci per andare forte in pista, ma anche su strada. Sedili monoscocca, cambio cooler works, Uniball, motore che spinge, c'è tutto, ci sono i freni maggiorati. Bando alle ciance, oggi la proverò su strada e andremo forte. Con me, il grande, mitico, unico, Marco Della Monica. Marco Della Monica, take one, manca tutto. Com'è questa Mégane RS terza generazione? Pazzesca. Questo video è sponsorizzato da Carfax e ne parleremo tra un pochino. Buona visione. Andiamo subito a disattivare totalmente i controlli. Abbiamo subito la modalità, questa è la modalità sportiva, più sì. Sportiva. Sì, sì. Quindi i controlli disinseriti. Totalmente. Totally. Bella! Madonna, che frenata! Forse questa, tra tutte le auto che ho portato sul canale, è quella che ha la frenata che mi convince maggiormente. Porca miseria! Che uscita! Avevi ragione sul discorso della rapportatura del cambio. Bello corto, sei sempre in coppia su questa bellissima strada. Sentiamo gli appoggi qui. Spettacolare! Spettacolare, Dani! Cambio Cooler Works, praticamente ti sembra di guidare un cambio sequenziale, anche se ovviamente rimane cambio ad H, ma con delle corse talmente millimetriche che si riflettono sulla, non solo sulla velocità, ma anche sulla risposta del motore, perché la turbina ovviamente in questo caso ha un calo di pressione bassissimo. È una tra le trazioni anteriori più pistolate che ho portato qui su Officina del Pilota. Il culo è perfettamente sincronizzato, accordato alle frequenze dell'anteriore. Lo potete giudicare voi stessi. Guardate che cos'è questa macchina tra le curve. Una sensazione di affidabilità, di fiducia di guida assolutamente estrema. Rimango in terza marcia qui perché di coppia ne abbiamo da vendere, transitori spaventosi. Mamma mia ragazzi, ci credo che vai forte a palle lunga con questa macchina. Mégane fase 3, seconda generazione della Renault Sport. Quella che sto guidando ovviamente è pornografica. Questa non deve andare su Officina del Pilota, questa deve andare su YouPorn, perché è una macchina da pista. Io sto in questo momento, ho fatto 600 metri fino adesso con questa macchina. Bene, io sto in questo momento godendo, sto in un orgasmo silenzioso, molto civile, ma è una macchina che ovviamente non possiamo considerarla quale vettura stradale. Poi il volante a calice è un'altra guida. Ah ragazzi, la seduta in monoscocca che ci abbassa intanto il centro di sì. Gravità generale, ma poi ci mette proprio a contatto con il telaio. Ok, sai che pensavo? Perché non ne prendiamo una per la pista? E dove le troviamo? Questa macchina arriva dalla Germania. Simone qualche tempo fa ha speso 13.500 euro. Sì, parliamo subito di soldi perché sì, penso 2019. Che i consigli siano utili. Più altri 1.500 euro circa di immatricolazione. Sì. Queste sono macchine che poi le tirano molto gli ex proprietari, gli danno il gas. Quindi secondo me dovremmo andare di persona,
provarla, farci un giro, portarci semmai un meccanico, perché tu non è che sei proprio bravo come un meccanico. No, io non mi assumo responsabilità. Il consiglio è quello di farsi fare sempre un Carfax, perché se ci sono delle anomalie sul chilometraggio o se ci fossero degli danni, Carfax li riporta e ci danno tante informazioni. Ma te, la cosa fondamentale la sappiamo, sapere e potere, soprattutto quando dobbiamo spendere un sacco di soldi. Con Carfax non tutti i danni o gli incidenti vengono riportati. Però comunque un'auto su quattro controllata sul portale ha riportato un danno o incidente. Vale la pena fare un controllo. L'inserimento in curva è stra preciso. Ripeto che questa è una delle frenate migliori in assoluto delle anteriori che ho portato sul canale. È una frenata non regolabile per la strada, perché i freni ovviamente sono a rapidissima presa e soprattutto se stai lì a forzare la frenata, a tirare la frenata, esci dal parabrezza. Io sono legato con la cintura a quattro punti proprio perché vorrei immergermi ancora di più in questa guida. Ti posso dire una cosa? Certo. Hai utilizzato a malapena la metà dei freni. No, perché lì, guarda, ti dice il bar della frenata. Ok. Al secondo indicatore. Non si arriva, quello è il massimale, la tacchetta. I triangoli anteriori sono su Uniball. Sul ponte posteriore abbiamo i Powerflex. E poi ci sono un po' di rinforzi ovunque. Diciamo, è stato tolto tutti i vari supporti in gomma morbida e messi i vari rinforzi quella. Differenze? Molto più rigida la guida, diciamo, non hai più quella comodità di guida della gomma. Sì. Però la macchina deve essere così. Perché? Deve essere diretta, cioè vuoi che questa macchina deve essere così per me. Con gli Uniball si avverte tanto questa sensazione da race car, cambia molto l'atteggiamento della vettura su strada. Quando l'ho guidata, sì, ho sentito subito una grandissima sensibilità ai piccoli angoli, la macchina mi ha dato una sensazione da macchina preparata per il circuito. Sai che è veramente un piacere guidarla, è una macchina stupenda, non riesco per ora a trovare nessun difetto. Hai fatto degli angoli, sì, particolari? Sì, la macchina ha 2,6-7 gradi di camber sull'anteriore e dietro siamo sui 2 gradi, davanti abbiamo convergenza aperta di 1 millimetro per lato, dietro abbiamo convergenza quasi zero. E, diciamo, è stata un po', ha degli angoli un po' più sportivi. Mm-hmm. Tiene tantissimo anche in appoggio, è bellissima. Qui monti che Yokohama è questa? Yokohama Advanced Sport V107. Abbiamo alleggerito, ma abbiamo mantenuto il diametro da 18 pollici di, sì, questo OZ. Alleggerito, HLT. Alleggerito. Quello è il baffo del J-Hook. Sì. Ma non è un Happy Racing? No. Okay. Un kit Rayland, è inglese, sì, il kit. Allora, la macchina di serie esce già con la pinza 4 pompa di Brembo, con il disco 340 mm, sì, e già frena. Sì. Però ho detto, vabbè, si può fare qualcosina in più. E quello è un 355 scomponibile. Mm. Infatti riempie ti aiuta tanto, ti aiuta un po' lo scomponibile. Lo sì, poi, vabbè, quella è anche la parte estetica che riempie, però la macchina frena. Bello, davanti, frena tanto. Davanti abbiamo delle EBC SR21. Ok. Dietro delle Carbon Oren RC6. Abbiamo mantenuto le cinture di sicurezza, sì, e abbiamo messo anche quelle a quattro punti. Obbligato. Perché questo sedile è un Sabelt monoscocca. GT3 monoscocca. GT3 monoscocca. Sì. Bello, avvolge benissimo, tiene stretto. Guarda, originalmente esce con, perché questa essendo una versione cap, esce con il differenziale autobloccante, esce con in Recaro CS, sì, marchiati Renault Sport. Sedile spettacolare, non gli puoi dire nulla. L'hai mantenuto, sì, bello coperto in celofanato. È in soffitta, in celofanato, stile reliquia proprio. Ok, ok. Però quando vuoi qualcosa in più, certo, un po' il peso, perché comunque un sedile di quelli lì, Recaro lì, comunque avendo l'airbag pesa 26,5 kg. E questo solo il sedile ne pesa, se non ricordo male, stiamo sugli 8-9 kg. Mm-hmm. Quindi già togli tanto. Quando devi vedere il peso, il sedile lo togli. Abbiamo un telaio eccezionale in questa macchina, una base di partenza favolosa. Sì. Tu hai alzato il livello generale. Sì. Facciamoci un attimo, sì, raccontare da Marco, che è stato a bordo, cosa ne pensa del telaio. C'è da dire che in questa
vettura ci sono più di 100 kg in meno, quindi l'alleggerimento porta con sé una maggiore trasparenza di tutta la, di tutto il comportamento della vettura, e quindi non hai bisogno qui di cavalli, qui è il telaio che esalta il comportamento complessivo della vettura, perché i lavori che sono stati fatti, che sono ovviamente lavori da pista, sono, hanno un riflesso immediato sul piacere di guida. Senti come tiene. Dai, impressionante. Per andare forte con questa Mégane devi frenare fino al centro curva, fino all'ingresso della curva. Oltretutto, rispetto alla fase 4, questa qui non ha il fork control, quindi il retrotreno è, diciamo, più trasparente, ti dà un po' più di fiducia, perché il comportamento è, lo senti che è un po' più piantato, è meno libero della fase 4. Però c'è un assetto talmente focalizzato alla pista che comprendi che il livello di aderenza è molto alto, ma poi lo perdi di colpo. Nel suo processo di alleggerimento questa vettura è stata pensata, è stata messa costantemente sulle bilance per salvaguardare il bilanciamento complessivo dei pesi. È stata alleggerita? Sì, all'incirca di 100 kg. Cerchio Z? Sì, ho Z alleggerito. Sono alleggeriti? Z quindi alleggerito. Anche questo ha comportato quelli pesano una diminuzione del peso? 8,7 kg. Bene. 18 canale 8,5. Ha un cambio manuale, quindi certo, siamo felicissimi. Solo per manuale. I famosi tre pedali, e poi questa macchina è stata bilanciata. Sì, messa è stato su bilancia. Fatto un assetto su bilance per un peso, il tuo peso di circa 80 kg. Sì. Quindi se io la guido a 75 non va bene? No, va bene. Scherzo. Vedo anche i pannelli porta alleggeriti, sì. Addirittura fai da te. Hai usato un fai da te, ma utilizzando una stoffa di un sì, Porsche GT3. Un Alcantara Porsche GT3. E questi nastrini per aprire e chiudere sono un guinzaglio del cane. Un guinzaglio dei cani. Vedi? Non trovi nulla di giallo così forte. Stavamo con un mio amico trovando qualcosa, vediamo i guinzagli dei cani appesi, ci guardiamo. Ci vuole quello. È un bello spirito, anche sì, perché se no, non ci me l'avessi detto non l'avrei capito. Con gli amici miei ci adattiamo molto, ci piace metterci le mani molto. Un telaio magnifico, un equilibrio complessivo allo stato dell'arte, direi. Qui si sta lavorando su un livello complessivo di output molto superiore, senza però stravolgere il carattere di questa vettura. Ma tu hai fatto questi lavori uno per volta, quindi sei riuscito a scoprire la bontà delle modifiche, quindi cioè, sai che succede a volte, si fanno tutte le modifiche insieme e si perde un po' il filo, l'equilibrio. Mi è capitato sì, di sentire anche ragazzi sulla mia pelle, eccetera. Farle una per volta aiuta a capire se è stata una buona modifica o meno. Su alcune cose sì, su alcune l'accorgimento è talmente piccolo che certe volte non te ne rendi anche perché proprio poi conto. Non la testi in pista sempre, sì, è dispendioso. Ah sì, cerco di andarci sempre, 3-4 volte l'anno, comunque cerco di andarci anche qualcosina in più. Torniamo un attimo sul discorso passione e economia. Allora, 13,5 portata a 15 con sì, il... le targhe, trasporti, okay. Dai, fai 15. E l'hai presa in Germania dove? Nord? Nord, okay. Sono 1700 km da casa mia. Perfetto, insomma. Tanti. Tantissimo. Tu sei abruzzese. Sì. Poi hai speso, abbiamo fatto queste modifiche che stiamo raccontando, spendendone altri? 7, più o meno, 6-7. 20-22 mila per un progetto che fa paura. Abbiamo già fatto un pezzo. È micidiale questa macchina. È veramente tra le migliori trazioni anteriori in assoluto. Ci sono una serie di caratteristiche. Adesso non so se sei stato bravo tu, se la base di partenza, come dice Marco, era già la qui. La base, sì. Però è una macchina che mette seriamente in difficoltà la concorrenza in generale. Okay. Suona ancora un po' più viva delle nuove auto. Di che anno è questa? 2010. Ok, quindi, oh, 2010, vedi? Sono passati 14 anni, eh. Se arriva a 20 la faccio dentro. Parliamo d'estetica. Quando sei arriva... Perché non la vendi più? Assolutamente. Ma poi ti controllo, perché io ho sentito tanti dire non la vendo più, poi Matte, ma aiuti a venderla, no? No, guarda, se la vendo sicuramente un anteriore turbo non lo rifaccio, ma non perché non lo voglio, perché trovare di meglio è difficile. Ok, buono, mi piace questa. Esteticamente... Scusami, di meglio a questo prezzo. Meglio questo. Perché vero, poi perché se spendi tanto
puoi anche trovare, però di meglio a questo prezzo. Davanti mi piace tanto, quando sei arrivato, bella gattona, sì, larga. È larga. Questa è una zona che non mi fa impazzire, l'ultima, la sua, più bella. Sì, sì. Sono gusti, però questo arco, io l'avrei fatto... Più unito? Avrei fatto il fender, avrei fatto, sì, il parafango senza arco, cioè l'avrei fatto di carrozzeria. Qui ancora è raccordato con il paraurti e va bene, quindi chiudo un occhio per questo arco ruota qui. Perché non l'hanno fatta direttamente? Perché hanno voluto risparmiare? Ma certo, questa, per come va, sarebbe stata, secondo me, talmente sexy da vedere nel complesso che sarebbe diventato un instant classic, perché poi su strada fa quello che fa. Io, Matteo, sono d'accordo sulla tua osservazione, che è un'osservazione legata alla qualità del design e alla qualità costruttiva, cioè alla percezione che ha l'osservatore, no? Mi hai messo un codolino, mi sembra quasi una cosa di tuning piuttosto che un prodotto pensato dalla casa madre, ed è evidente che questa è una soluzione legata ovviamente ai costi. Ok. A me neanche piace, no, rispetto alla fase 4, che no, è fatta proprio, è ricavata dalla lavorazione alla lamiera, la qualità è meno, ma tu guarda la coerenza delle linee complessive, e anche, lasciami dire, questa macchina c'ha 14 anni, guarda gli allineamenti come sono conservati, e poi andiamo sul L'Audi, posteriore, quella, certo, c'è una 18, certo, ma l'Audi, ma infatti, ma sono d'accordo, ma l'Audi è meno estrema di questa, cioè sì, il progetto, sì, sì, di quella macchina è meno estremo di questo. Continuiamo dietro, questo andamento del tetto, ok, discendente su delle spalle larghe, e poi questo lunotto, ok, così inclinato che cade su una coda, che la vedi che è abbastanza nebrina, bilanciata. È tutta bilanciata, la macchina c'è. La critica che fai tu, che è una critica giusta, io te la sottoscrivo. Avrei preferito vedere questo andamento direttamente dall'ammirato, ok? No. Va bene, va, sì, benissimo. È dovuto a un livello di costo. Purtroppo è la cultura della casa di molti costruttori. Ci sono costruttori che non scendono a compromessi. Qual è il costruttore che non scende a compromessi? Onda. Perfetto. Ci sono altri che scendono a compromessi. Va Detto bene, questo, va a me personalmente questa macchina piace moltissimo. Ok. No, a me da metà in poi. Una delle caratteristiche più goduriose di questa trasmissione è che c'è il cutoff, quindi io posso cambiare senza togliere il piede dall'acceleratore. Proviamo a farlo adesso quando arriviamo sul rettilineo, perché è veramente, a quel punto sei proiettato dentro il mood della pista, del circuito, perché sto provando adesso. Che questa Mégane ti trasmette. Bellissima, che bella, è tutto perfetto, sedile, tre pedali, cooler works, volante a calice, bravo! Apri un po', va. Senti caldo. No, perché? Sì. Ragazzi, grazie per essere stati con noi fino a qui, io ringrazio te. Grazie come a te. Sempre i follower che poi diventano amici del canale, amici miei del team, sono voi ragazzi, siete quelle persone speciali che rendono tutto questo possibile. Si passa sempre una bella giornata insieme, si scambiano pareri, sì, si confrontano le nostre esperienze, no, a bordo di tutte queste meravigliose macchine, quindi io ancora una volta rinnovo il ringraziamento nei tuoi confronti. Voi ragazzi, semplicemente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciateci 5.000 like e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao ragazzi!